In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre sabato 25 novembre, l'associazione Società Civile organizzatrice del Premio Borsellino, la Polizia di Stato, l'Assessorato al Sociale della Regione Abruzzo, la sezione abruzzese delle associazioni nazionali magistrati hanno organizzato a livello regionale giornate dal 22 al 27 novembre sul tema "Questo non è amore". L'obiettivo è quello di dire no alla violenza di genere. Progetto rivolto a tutte le persone, agli uomini e donne, ma soprattutto rivolto alle donne che devono sapere che sopportare atti di violenza non significa essere amate. Vi sono specialisti nelle forze di polizia a cui rivolgersi ed l'appello è quello: non lasciatevi andare mai alla rassegnazione, rivolgetevi alle forze di polizia perché ci saranno persone in grado di aiutarvi a risolvere il problema. Grande attualità, vista la vicenda drammatica, anche sconvolgente, della povera Giulia. Intanto il ringraziamento perché tante cose sono state fatte nel corso degli ultimi anni da parte delle forze dell'ordine, da parte della magistratura, le normative sono state mano a mano aggiornate, tante associazioni, tanti centri d'ascolto, purtroppo ancora non basta e non è sufficiente. Dobbiamo evidentemente fare ancora di più un cambiamento culturale e non solo. Un percorso riflessivo e di sensibilizzazione che si articolerà in 10 diversi momenti, tra incontri riservati alle scuole, la presenza del camper del progetto "Questo non è amore" della Polizia di Stato nei punti più centrali di Pescara, L'Aquila e Teramo, incontri pubblici, flash mob, reading teatrali e presentazione di libri e mostre. L'Aquila mercoledì 22, a Pescara giovedì 23, a Teramo venerdì 24 e sabato 25, ma anche lunedì 27 nella scuola media d'Alessandro. Una serie di incontri nelle scuole la mattina con la mostra fotografica di Christian Palmieri. Una serie di incontri nei punti centrali della città, nel caso di Teramo saremo a Corso San Giorgio, Largo San Matteo e saremo invece sabato in Piazza Martiri per ovviamente sollecitare su questo tema che sta diventando drammatico. Noi riteniamo che mentre lo Stato fa la sua parte, mentre la polizia fa la sua parte repressiva, è necessario assolutamente un cambio culturale, è necessario che l'educazione alla sessualità e al rispetto, alla non violenza entri nelle scuole e per questo motivo il Premio Borsellino ha accettato di fare la sua parte.